Domenica 3 marzo, una giornata importante, importante perché ritorno in campo innanzitutto dopo quasi 2 mesi e mezzo di inattività e poi perché torno in campo con la maglia bianco-blu di Fabriano a quasi un anno di distanza dall'ultima partita ufficiale. E quindi, che dire, una giornata piena di emozioni, non voglio star qua a parlare troppo, spero che siano le immagini a parlare, spero che vada tutto bene e niente, dai, ci riaggiorniamo dopo e provo a raccontarvi qualcosina. Silver snowflakes form your luscious I feel. How you have turned to love is trying to warm me. Allora, questa giornata voglio raccontarla nei dettagli, soprattutto a livello emotivo. È stata una giornata tranquilla, è stata una giornata come le altre, emotivamente ero molto tranquillo, non sentivo nulla di particolare, era come se avessi giocato sempre in questi 2 mesi. Era un normale game day, una partita come tutte le altre, e questa cosa mi ha fatto stare molto tranquillo, molto sereno e mi ha dato buone sensazioni. L'ho vissuta senza particolari tensioni. E ho avuto un riscaldamento leggermente diverso dal solito, nel senso che io di solito sono uno che arriva 2 ore prima della partita. Mi piace avere un po' di tempo per fare una sessione di tiro, 15-20 minuti da solo, e non tanto per il tiro in sé, ma per iniziare a percepire il corpo, a capire magari se c'è qualcosa che mi può dar fastidio e a capire in maniera generale come sto. E poi di solito vado negli spogliatoi, fino al discorso pre-partita. Non mi piace stare in campo, mi piace stare in spogliatoio. Sono uno che scherza abbastanza, un po' per stemperare la tensione, un po' perché sono fatto così. Invece stavolta sono rimasto in campo, ho dovuto fare esercizi specifici per il ginocchio, per riscaldare bene la muscolatura, l'articolazione. Penso che da qui in avanti la mia routine cambierà, penso che sia questo un percorso che porterò avanti per parecchio tempo. Mi sono trovato bene e quindi penso che questa cosa possa aiutarmi anche in futuro. What are you waiting for? Emotivamente qualcosa è cambiato al rientro in campo dopo il discorso, perché quando sono entrato in campo ho visto la tribuna, era praticamente già piena, e ho avuto un piccolo flashback di quando qualche giorno prima ero in palestra ad allenarmi con tutta la tribuna vuota, un gran silenzio, e era un momento che mi ero immaginato, perché comunque gli ultimi giorni prima della firma a Fabriano avevo percepito che qualcosa poteva succedere, quindi mentre mi allenavo mi è piaciuto immaginare come magari potesse essere un eventuale ritorno e un eventuale esordio 2.0. E lì mi sono emozionato, ho avuto qualche flashback dell'anno scorso, chiaramente avendo già giocato qui, ho ripensato ad alcuni momenti della riabilitazione, a ciò che mi aveva portato a tornare ad essere in campo. Ho ripensato all'esordio del 5 novembre a Matelica, che ovviamente è stato molto bello anche quello, è stato molto diverso. In quel momento, a 6 mesi e mezzo dall'infortunio, pensavo molto di più al ginocchio, chiaramente non è che ci volesse uno scienziato a capire che più passa il tempo, più uno ha confidenza col ginocchio, il ginocchio migliora. È stato un rientro diverso perché domenica è stato più fluido, è stato più naturale. Sapevo che avrei giocato, avrei avuto spazio, avevamo 2 giocatori importanti fuori dalle rotazioni, quindi non sapevo per quanti minuti avrei giocato, ma sapevo che avrei avuto il mio minutaggio abbastanza corposo. C'era la mia famiglia, c'erano tanti amici sugli spalti, in più il mio rientro ha coinciso con la partita con Chieti, di là c'è in panchina Daniele Agnello, il nostro allenatore dell'anno scorso, una persona con cui mi sono trovato benissimo, ancora ci sentiamo, sottolineo persone, non allenatore, perché quella è la parte principale. E niente, è stata proprio un'emozione forte e sono felice che si siano incastrate tutte queste cose nello stesso giorno. In più c'è stata la parte di campo, sono riuscito a fare cose che non facevo da tanto tempo,
tipo buttarmi nella mischia fin da subito senza pensarci. E infatti si è visto, primo contatto, subito gomitata, aperto il mento e due punti, però vabbè, sono arrivato in aiuto su una penetrazione, forse un pelo in ritardo, e gomito contro faccia, anche se la maschera ha vinto il gomito. Da lì sono uscito praticamente subito, dopo due minuti, però mi sentivo sul pezzo. Questa volta per davvero, alla prima palla toccata, è arrivata subito una bomba. Una bomba in transizione, un tiro onestamente nelle mie corde, e tra l'altro è arrivato da una transizione nata da un tap out mio su un rimbalzo difensivo, quindi anche lì parapiglia e mischia senza pensare, e poi vabbè, sono andati di là in transizione, loro si sono accoppiati male e niente, sono riuscito in ritmo a prendermi un tiro che ho e è andata dentro, e lì è stata una bella emozione. Però, come dire, ancora non mi sentivo soddisfatto, mi sentivo che avevo ancora qualcosina da prendermi che mi mancava da tanto. La partita è andata via abbastanza bene, primo tempo in equilibrio, secondo tempo siamo riusciti a dare uno strappo abbastanza importante che ci siamo portati poi fino in fondo e siamo riusciti a gestire. E poi finalmente è arrivato il momento della seconda bomba, e questa è stata particolare. Emotivamente è stata molto importante, e anche qui in transizione. Abbiamo corso bene il campo, mi è arrivato un extra pass nell'angolo, ero completamente solo, ho messo a posto i piedi, ho avuto il tempo di prendere la mira e l'ho lasciata andare. E quando l'ho lasciata andare avevo percepito che fosse uscito bene, chiaramente può succedere di tutto, non è che uno segna per forza, però quando si tira si ha la percezione se un tiro esce bene o male, l'ho sentito bene ed è entrata. Quando mi sono girato ho visto la tribuna esplodere, lì ho avuto un attimino di sbandamento, se così possiamo dire. Poi questa azione ha coinciso con il time out chiamato da Dani, da Chieti, e quindi c'è stato un momento per respirare, e quando con la coda dell'occhio ho visto che Dani chiamava time out, lì non ce l'ho più fatta. Mi sono lasciato andare a un'esultanza molto forte, un urlo liberatorio. E ho incrociato lo sguardo del compagno, ho visto il pubblico in festa. Io non sono uno che esulta tanto, soprattutto col pubblico. Se esulto mi giro verso la panchina, verso i compagni. Però stavolta onestamente non ce l'ho fatta. Era troppo tempo che aspettavo una roba del genere. Ripeto, ho visto la tribuna esplodere e quella tribuna qualche giorno prima era vuota. È stata una bella emozione e non ce l'ho fatta, mi sono lasciato andare e mi sono un po' sfogato, diciamo così. Niente, la partita l'abbiamo vinta, siamo riusciti a portare a casa i due punti, oltre a questi due, che vabbè, lasciamo stare. E niente, per quanto riguarda le sensazioni sul ginocchio, sono positive, sono contento del lavoro che ho fatto e che sto facendo. Chiaramente è un ginocchio molto diverso da quello del 5 novembre, è normale che sia così, sicuramente. Ho avuto dei feedback che mi sono arrivati da compagni e che hanno avuto lo stesso tipo di intervento e tutti mi dissero che io sarei rientrato dopo sei mesi e mezzo, sette, quelli che sono, ma che poi mese dopo mese avrei sentito delle grandi differenze. E oggi sono quasi, non lo so, 11 mesi dall'intervento e chiaramente non può essere la stessa cosa di sei mesi e mezzo. Io continuerò a lavorare, a stare sul pezzo. Speriamo che arrivino ancora buoni risultati come quello di domenica. Noi continueremo a lavorare, ce la metteremo tutta, come sempre. E ora vorrei approfittarne per salutare un ragazzo delle nostre giovanili, Simone, che mi segue sempre con grande affetto, è il nostro fan numero uno. Mi chiese un saluto nel vlog, abbiamo fatto di più, c'è questa clip per te. Ciao Simo!
Oh Simo, tutto bene? Vuoi fare un saluto nel vlog? Ciao ragazzi, come state? Voglio qualcos'altro? Bene. Tutto a posto? Sì, come sta andando? Realmente bene? Posto a posto. Ah, e poi ho ricevuto anche questi due regali. Due disegni, due gesti piccoli ma dal cuore grande. E queste cose, anche se non sembra, fanno sempre molto piacere, sono sempre molto apprezzate. E quindi niente, vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, fate tutte le robine che vanno fatte per restare aggiornati. E noi ci vediamo nel prossimo video e magari arriva anche qualche novità. Un saluto a tutti, ciao!